Buongiorno. Sei pronti? Stai registrando? Bene. Allora, quello che vediamo oggi è il file system CEP, o CEF per chi preferisce. Questo file system nasce con l'esigenza, tanto è un free software, quindi è open source, nasce con l'esigenza attuale, che è quella di la gestione dei dischi, quindi la gestione dello storage, che al giorno d'oggi cresce sempre di più. Il problema dello storage è che, arrivata a una certa grandezza, anche su sistemi di un certo livello, diventa difficile allargarli. L'idea è quella di creare un sistema per cui noi siamo in grado di aggiungere e togliere nodi, senza andare online, quindi senza dover fermare tutto il sistema, e senza soprattutto avere problemi di spegnere nodi e di dare problemi ai clienti, e soprattutto di avere la replica. Quindi garantisce, diciamo, la replica per quello che riguarda la ridondanza dei dati. E garantisce che, anche se uno dei nodi o il monitoring si ferma, non succede niente al sistema. Siamo in grado di gestire gestione a blocchi, quindi CEP è in grado di mostrarvi un sistema a blocchi, quindi un disco fisico. Voi create un disco da 10 giga, lo montate su una macchina client, la vedete come barra dev, barra RBD 0. Formatate, partizionate, fate quello che volete, voi lo vedete come disco. Quindi avete un disco montato che in realtà è su CEP è dentro all'interno del cluster. L'altra possibilità è di vedere un sistema ad oggetti, non a blocchi, tipo S3. È compatibile S3 a di Amazon, per cui qualsiasi interfaccia che lavori con RESTful protocollo S3 funziona perfettamente, e quindi siete in grado di lavorare. L'altro è il file system, che, diciamo, assomiglia all'NFS, perché è un file system vero. Si arrangia lui a gestire directory file, quello che quant'altro, e si espone, diciamo, tipo NFS. In questo caso non viene ancora considerato stabile, per cui lo sconsigliano uso in azienda. Allora, lui nativamente nasce come object storage. Tutti gli altri non sono altro che interfacce che prendono tipo S3 e lo trasformano in oggetti. Lui di suo lavora ad oggetti, non lavora a blocchi. Anche i blocchi in realtà vengono poi tradotti in oggetti. Quindi c'è un'interfaccia, nel caso dei blocchi è un'interfaccia a livello kernel, per cui sul client Linux avete un sistema, montate proprio un mount RBD, gli date il comando di quali sono i monitor e lui gli passa i dischi. Nel caso di Rados c'è il daemone Rados Get, che fa praticamente l'interfaccia a blocchi S3. Per quanto riguarda il block storage, è possibile fare resize dell'immagine, per cui date un disco da 10, poi diventa troppo piccolo e allargate a 20, 30, eccetera. Potete esportare e importare le immagini, potete fare la copia o la rinomina di un disco. Questo è molto utile per fare la clonazione delle macchine virtuali. Potete fare uno snapshot read-only, per cui che sono ormai le caratteristiche standard, per cui potete anche tornare indietro con gli snapshot, eccetera. Diciamo che nasce con l'esigenza inizialmente di KVM, poi viene espanso. In realtà adesso l'utilizzo sta diventando anche per altri utilizzi, perché, come si dice, mostra un disco, per cui è possibile utilizzarlo in qualsiasi campo, nel senso che potete anche in realtà avere una macchina virtuale che ha un disco che è all'interno di CEP, per cui il sistema operativo magari ha i dati, il sito web è all'interno di CEP. S3, per esempio, può essere usato, che abbiamo visto prima, all'interno, avere un sito web, non so, da un qualsiasi fornitore, e avere l'immagine all'interno di S3. Perché nel caso di S3 le immagini sono, scusate, l'accesso ai file può essere visto anche come un percorso HTTP, per cui potete avere il repository delle immagini all'interno di S3, all'interno di CEP, e i link che puntano a quei file, e il sito web da un'altra parte. Scusa, come leggi il contesto?
Tu puoi prendere un'immagine e esportarla da un'altra parte. Sì, esatto. Il CHEP File System, in sostanza, è un sistema compatibile POSIX, è infinito, nel senso che non è scusate, è infinito, nel senso che è infinito, nel senso che potete aggiungere quanti nodi volete e lui si allarga, quindi non ha uno spazio finito. Man mano che aggiungete nodi, lui si allarga automaticamente, non dovete fare resize di niente. Quindi avete uno spazio, è come avere uno spazio NFS che aumenta ogni volta che aggiungete un nodo successivo. Ed è adatto da questo punto di vista quando sarà stabile, perché non ha un punto critico. Per cui può andare giù qualsiasi nodi, ci sarà latenza per il fatto che si accorge che il nodo è giù, ma il file che non so, uno stava scrivendo o stava leggendo andrà a finire da un'altra parte e riprenderà. Non sono richieste customizzazioni o integrazioni speciali, basta avere solo il client CHEP e si è in grado di lavorare con tutte e tre le interfacce che abbiamo visto prima. Altra cosa interessante è che c'è il bilanciamento automatico, dopo lo vediamo. Per cui quando noi aggiungiamo un nodo, lui con calma ribilancia tutto. Lo stesso quando vogliamo togliere un nodo, lui tende di ribilanciare tutto. Per cui è logico che dipende dal livello che vediamo dopo di ridondanza vogliamo dare, lui è in grado di, come si dice, di automaticamente massimizzare le performance bilanciando il carico tra i vari nodi. È logico che questo riesce a ottenerlo quando avete più di 3 nodi. Se avete 3 nodi e avete una coppia di 3, quindi ogni volta una coppia va a finire sui 3 nodi, uno può fare poco in questo caso perché non può ottimizzare molto. Se avete una decina di nodi, è in grado di mettere alcuni file su blocchi di 3 macchine, alcuni su altri 3 e alcuni su altri 3. Per cui avete la macchina che va a lavorare, soprattutto la rete, perché stiamo lavorando in rete, senza mettere schede da 10 giga, riuscite a lavorare in maniera più ottimizzata. Questa è l'architettura. Quindi lui è in grado di darvi il CHEP file system, l'RBD che è a blocchi, il Redux Gateway, in realtà ha un'interfaccia nella libreria classica che hanno tutti, per cui se siete bravi in C, C++, potete lavorare direttamente sulla libreria e lavorare con il vero file system cluster che in realtà si chiama Rados. Rados è il vero sistema con cui lavora CHEP. Quindi qualsiasi di queste interfacce non fa altro che tradurre in un sistema a blocchi adatto a Rados. Ci sono domande? Vado avanti. Allora, diciamo che il minimo che servono, almeno per avere la ridondanza, è 2 nodi e un server monitor. In realtà, questo è quello che consigliano loro, 4-5 server nodi e 3 monitor. Se serve, volete usare il file system, serve anche un MDS. Anche in questo caso lo potete mettere, di solito il demo lo fate girare su uno dei 3 nodi o su tutti e 3 i nodi. Diciamo che questo è quello che gestisce il logging e i metadati del file system. Allora, sui nodi ci sono sostanzialmente 2 demoni che girano, anzi 3, scusate. Per far funzionare CHEP serve l'OSD. L'OSD è un demone che gira su ogni disco che noi vogliamo avere. Quindi, se su una macchina ci sono 4 dischi e non abbiamo RAID, ma vogliamo far mostrare questi 4 dischi a CHEP, ci servono 4 OSD che stanno funzionando, ognuno per ogni disco. Il disco deve essere formattato. Formattazione di solito diciamo che la stanno ottimizzando per BRTFS, però non è ancora stabile. In questo momento consigliano XFS per la produzione. Quindi in sostanza dovete avere un disco XFS da interamente dedicare al file system, scusate, al demone OSD. Lui si prende il disco e lo fa esporre al monitor. Il monitor sa che quello è un nodo. In sostanza i 3 monitor, in realtà ce n'è uno che sta funzionando in un dato istante e gli altri stanno in standby, il monitor è quello che sa fisicamente com'è la struttura e dove sono i blocchi, i file, i blocchi, eccetera, eccetera. Lui è quello che conosce tutto, che è la mappa dei nodi. I nodi non sanno niente di come sono i file. Quello che comanda sono i monitor. Per quello ce ne servono 3 e devono funzionare
tutti e tre, cioè scusate, almeno uno dei tre. Se uno di questi non funziona, non è visibile il file system, perché il client non va direttamente sui nodi, ma chiede: voi quando andate a configurare non mettete i nodi, voi mettete i monitor. Come gli inviate il monitor 1, monitor 2, l'IP del monitor 1, monitor 2, monitor 3. Lui si collega a uno dei tre monitor, gli dice dammi la mappa, lui si dà la mappa, in quel momento la mappa sta dentro al client. Se ci sono variazioni si parlano tra i monitor. Quando va a fare la scrittura, lui ha la mappa e va a scrivere. Però quello che è fondamentale è che i monitor devono stare in piedi. Se non ci sono i monitor, il cluster cade completamente. Attenzione che basta far ritornare sul monitor e i cluster sono ritornano visibili, ma se riuscite a andate a giocare col database della mappa e sporcate la mappa, voi non riuscite più a recuperare i file che sono in giro per il. Quindi la mappa è fondamentale che non venga rovinata. Sui monitor. Lui ha una mappa interna di come sono distribuiti. Questa no. C'è una maniera per ricostruirla, ma fino in parte non l'ho mai provata, non intendo provarla. Quindi, infatti, ci sono in alcuni casi, quando fate l'aggiornamento di versione stabile, che ti dicono: guardate che è cambiata la modalità del monitor, dovete aggiornarli tutti e tre il più velocemente possibile, tutti e tre. Oppure dico: non ci sono problemi, aggiornateli come volete. In quel caso è perché cambia la modalità di gestione del database, quindi la fanno cambiare il prima possibile. Perché potrebbe succedere che si rovina, per cui per sicurezza te la fanno fare il più velocemente possibile. In realtà loro sanno le versioni e non fanno, uno non va a sovrascrivere l'altro, però per sicurezza ti dicono fallo il più velocemente possibile, così tutti e tre sono nella stessa versione e non hai possibilità, perché se in quel momento si blocca, ce n'è solo hai fatto l'aggiornamento solo di uno, in quel momento è lui che sta gestendo la mappa, perché gli altri, avendo la versione vecchia, non gestiscono più la mappa. Altrimenti lo rovinerebbe. Quindi il disco può essere un disco fisico oppure gli date un RAID. Se gli date un RAID e ci avete 10 dischi sotto, per lui è un disco e non gli cambia niente. È una decisione vostra, performance, come avete quello che avete in casa, volete usare quello che avete in casa, eccetera, eccetera, non ci sono problemi. E dicevi, scusa? È una roba sua, sì, è una cosa sua. È una mappa sua creata da lui, è un file sostanzialmente. Devo essere sincero, non mi sono neanche accorto, non ho controllato se aumenta aumentando i nodi o no, però non è grande. In realtà i blocchi sono raggruppati in quello che lui chiama PG, scusa ma non ricordo il nome, comunque si chiamano PG 1, PG 2, PG 3, PG 4, quella è la mappa effettiva. Dove vengono salvati all'interno dei nodi. Lui alla mappa non fa altro che passare questi dati ai client, quindi il client va a chiedere al monitor la mappa, lui gli dà la mappa, compreso l'IP dei nodi. Quindi lui è in grado di arrangiarsi a fare la scrittura. Ogni volta che tu scrivi su un nodo, è il nodo che si arrangia a rimappare dall'altra parte, perché anche lui ha la mappa. Avendo tutti la mappa, diciamo che è un sistema distribuito. Peer-to-peer, assomiglia molto al peer-to-peer, perché la mappa ce l'hanno tutti e ogni volta che viene fatta una modifica, una mappa viene ripassata a tutti. La mappa ha una cosa sequenziale, un numero sequenziale che aumenta con un timestamp. Infatti una cosa che deve essere fatta è che l'orologio interno della macchina deve essere precisissimo, quindi dovete usare NTP, meglio se ve ne viene uno in casa e tutti vanno su quello. Così almeno se sbaglia di qualche centesimo, comunque lo sbagliano tutti di qualche centesimo, perché se varia di alcuni millesimi incomincia a dare errore. Ti dice warning, guarda che questo è fuori di alcuni millisecondi. Se poi è fuori del tutto lo sgancia. Quindi dovete, è l'unica cosa da tenere in presente. Il monitor è quello che dicevo prima, gestisce tutta la parte della mappa. Gestisce la politica di salvataggio, per cui come vanno distribuiti i file e come dicevo prima se ne consigliano tre, in teoria loro dicono tre switch diversi, tre alimentazioni diverse, tre OPS diversi, quindi il massimo che potete avere per non bloccare il monitor. L'MDS, quello che dicevo prima, gestisce tutta la parte di richieste POSIX. Non serve nel caso non vi interessa usare CEP file system. Vediamoli tutti.
Allora, dicevo prima, Rados è il vero file system, cioè CEP funziona con Rados. Rados è il sistema di salvataggio di blocchi. RBD è quello che simula il disco, per cui è una delle interfacce. Questo l'abbiamo visto al CEP file system, quindi assomiglia a un POSIX-like, quindi assomiglia un po' a NFS, visto che via rete. Rados Gateway assomiglia a S3, anzi scusa, è un'interfaccia S3 compatibile. E LibRados invece è l'interfaccia di interfaccia, scusa, la libreria di interfacciamento per il C, C++. Domande fino. Una cosa da tener conto, è possibile, perché molti mi chiederanno, ma è possibile mettere, finora non l'avete mai chiesto, però so che me lo chiederete, è possibile mettere, anche perché me l'ha già chiesto lui, fa finta di niente, ma in realtà me l'ha chiesto lui prima. Prendo un nodo e lo metto su un altro data center. Funziona. In realtà potreste mettere anche un altro monitor su un altro data center. Avete il vantaggio che se va giù il data center, voi avete lo stesso i dati dall'altra parte. Appena torna su, gli rimanda i dati tutto di qua. Funziona. C'è un'unica cosa che dovete stare attenti, che dovete avere un'ottima linea tra i due data center. Perché, più che altro per le prestazioni, lui, quando voi andate, diciamo, quando scrivete un disco, lui lo va a scrivere inizialmente sul disco, il primo blocco lo va a scrivere su uno dei tre nodi, che in quel momento viene considerato primario per quel gruppo. Quando lui scrive i dati, se abbiamo la replica A3, quindi su altre due macchine, lui, finché non ha avuto la CK da tutte e due, non va avanti, non fa l'ok. Infatti l'ok finale ce l'ha la sesta volta, quando ha avuto l'ok dal primo e l'ok anche dal secondo. Se non ha avuto l'ok da altri due nodi, lui non dà l'ok al client, per cui poi lui rimane in attesa. Se avete una macchina Linux con RBD, voi vedete il wait che va su, in attesa di questa scrittura, se questo è su un altro data center, perché magari ha 300 millisecondi di attesa. 300 millisecondi di attesa su scrittura disco è tantissimo. Per cui dovete stare attenti ad avere il data center in fibra e 6-7 millisecondi e non so, un gigabit di 100 megabit, altrimenti se dovete aspettare il terzo CK, avete, se è per fare un backup la sera, per avere una copia anche su un altro data center, va benissimo, perché anche se aspetta, rallenta, non ve ne frega. Se invece date un sistema di posta in real time, sappiate che dovete avere una latenza molto bassa, perché altrimenti non avete la. Diventa molto lento il sistema. Lo butta fuori. A quel punto, 300 millisecondi non lo butta fuori, deve passare alcuni secondi. Passati alcuni secondi, se tagli la linea, viene buttato fuori e lui riprende a funzionare correttamente perché non va più a scriverci. Nella mappa il 3 non c'è più. Appena torna il 3, lui continua a lavorare 1 e 2, incomincia a sincronizzare il 3. Quando il 3 è sincronizzato tutto, che è tutto a posto, allora lo inserisce dentro. Ci impiega un po', Non è una roba immediata. No, il nodo lo distruggi, cioè scusa, lo distruggi, lo togli dalla lista. Se lui non lo, sì. Se invece risponde in 300-400 millisecondi, è solo un rallentamento di tutto il sistema di 300-400 millisecondi. Lo vedi dal wait del Sì, però a CPU. quel punto mi converrebbe di togliere la porta, scrivere 3 millisecondi sapendo che sono disallineati e alla fine dirgli Ah, sì. che è scaduto qui prima Puoi usarlo anche come sistema di backup, la notte tiri su. Dipende Sì, quanti sì. giga, perché in una notte non ce la fa se ha tanti giga, perché gli dà bassa priorità. Anche perché ogni tanto fa lo scrub di tutto il sistema, per cui va a controllare che tutti i blocchi siano corretti da tutte le parti. Quindi va a fare diversi sistemi, vedi, fatti scrub ok ogni tanto, perché va a controllare che alcuni a blocchi, va a controllare che sia tutto ok. Quindi lui sotto lavora sempre un po' alla volta, specie, meno carico ha e più lavora per i fatti suoi. Sì, volendo sì. No, è che se lo usi con il disco, se tu metti tre data center, un monitor per ogni data center e un nodo per ogni data center, da un punto di vista tecnico, tu potresti avere che vanno giù fino a due data center e ancora avere i dati. Dovrai commutare l'IP, dipende dal sistema che, però da un punto di vista puramente tecnico, devono andare giù tre data center perché effettivamente tu non hai il dato. L'unico svantaggio che ha è che se tu vai a scrivere un file, lui finché non l'ha scritto su tutti e due gli altri data center non ti dà l'ok. Per
per cui potrebbe esserci un problema di latenza. C'è solo quello da. Quindi se lo fate è fattibile, ma dovete fare un qualcosa per cui la latenza rientra in qualcosa di accettabile. Dicevo prima del rilanciamento automatico, qui ci sono due USD, dicevo prima che alcuni blocchi vengono, anzi i blocchi vengono raggruppati in PG. Quando aggiungete il nodo, lui va a ribilanciare un po' alla volta, non è una cosa immediata, va a ribilanciare, per cui va a distribuire tutti i blocchi nei vari, nel nodo. Più aggiungete nodi, più da un punto di vista tecnico diventa con meno latenza. Chep under Mala. Mala, guarda in alto. Allora, come dicevo prima, fa lo scrub, per cui c'è la consistenza dei dati. I dati hanno un checksum, viene ogni tanto controllato e viene fatto il controllo, per cui anche se uno dei blocchi in cui c'è il disco rovinato ci sono problemi, lui va, lo va a segnalare, quindi, e va a spostare il blocco. Questo qui è un esempio. Questo qui è un esempio di un comando su un nodo vero. In sostanza mostra l'albero degli USD. In questo caso sono i miei tre nodi, che sono tutti e tre up. Purtroppo non c'è internet, se no la mia idea era dimostrare che riavviavo una macchina e vedevate che andava giù un nodo, poi riprendeva, faceva un po' di controlli, lo dava in warning. Dopodiché vedevate che tornava in ILT OK, che era tutto a posto. Quindi faceva dei controlli, andava a risincronizzare, siccome non è in uso in questo momento, perché sicuramente non faranno backup adesso, o comunque se facevano backup, un riavvio non sono così tanti dati, scambiavi i dati, vedevate l'ILT OK, però non c'è. Quindi. Questo qua invece è l'USD dump. In questo caso sono tutte le i volumi che ho creato. Alcuni sono creati automaticamente da Rados Gateway, quindi quello per S3, che doveva salvare i log, gli utenti, bucket di S3. Questo qui è un disco di prova. Io ho tolto tutta la parte di là. Size3 identifica il grado di ridondanza. Quindi sono tutti in questo caso a 3. Quindi la ridondanza è a 3. Io scrivo su un disco, va a finire scrivo su un nodo, va a finire su altri due nodi. E l'inside invece? Hai detto ai tre nodi, me ne parlano due, però se l'inside è a 2, teoricamente va giù, anche se potrebbe. Cos'è che l'inside? Non te lo so dire. Perché questo è il repository size, min size 1 non penso che identifica il repository, il numero massimo di. Comunque te lo so dire. In realtà questa riga qui è lunga e ci sono anche cose di cui non ti so dire, anche perché non è tutto ancora documentato. Su la parte diciamo di configurazione del resto sì, la parte lì è ancora su vai manuale, non c'è tutto ancora. Però man mano che esce lo stanno effettivamente aggiornando. Altre domande? Sono domande, sono andato un po' veloce, ma devo farne due in un'ora. Differente rispetto a DFS, perché questo non sono fatto? L'unico vantaggio di questo è che offre le interfacce già subito disponibili. Gli altri ti devi adattare perché uno fa solo una cosa, un altro fa solo l'altra. Questo le ha tutte già fatte e non ha un single point file, che alcuni invece in realtà c'è la latenza dovuta al fatto che uno dei monitor, va giù una cosa, l'altra riparte. Invece in questo caso in realtà un nodo va giù, l'altro risponde già. Qualche secondo, ma risponde immediatamente, è molto più responsivo. Invece in altri casi è abbastanza qualcosa di. Questo è molto più distribuito, alcuni compiti vengono distribuiti tra i nodi, quindi si spostano informazioni, poi il nodo alla mappa e sa già, il client alla mappa e sa già, si arrangia un po', c'è un algoritmo che è comune, per cui non va a sormontare funzioni di altri, però è molto
più tranquillo, nel senso che io se voglio un disco di 10 giga, mostrargli una macchina Linux, lo uso qui. Lo voglio buttare dentro dei file come S3, li butto dentro. In realtà dentro a CEP i file, i blocchi sono chissà dove. Puoi andare, in realtà tu puoi dire voglio sapere dove è sto blocco e ti dice su che nodi ci sono, non è che non lo sai, però in quell'istante tu non sai dove sta scrivendo. Però ogni macchina è una mappa, sono sincronizzate e devo ammettere che funziona, nel senso che è usato da me, sono 200 giga che vengono salvati e finora non abbiamo avuto problemi di nessun tipo. E ho fatto diverse volte aggiornamenti, quindi ho aggiornato una macchina alla volta, ho riavviato una macchina alla volta, mentre su una stavo facendo la coppia in R-Sync, tanto per fargli fare, per vedere come andava, e non ho avuto problemi di questo tipo. Se mi serve un altro tipo di interfaccia ce l'ho, cioè, quindi ha tutto già integrato senza dovermi rompere le scatole ed è di una, il file di configurazione non è altro che dirgli l'USD 1 questo IP, USD 2 questo IP, USD 3 questo IP. Una chiave comune a tutti per lo scambio delle informazioni crittografate, quindi non va, sì, è cifratura, per cui in S3 hai tutto l'S3, per cui la cifratura tramite S3 te la fa anche tramite S3, però l'informazione. No, 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 io sto parlando della cifratura per i comandi, per cui quando ti manda la mappa, perché tu, siccome tu hai la macchina, tu puoi configurare la macchina con una sola scheda di rete volendo, per cui la replica e il file che ti dà, che tu chiedi, che ti dà, lo fa sulla stessa interfaccia. Nel mio caso invece sono separate, ho un'interfaccia dove fa le repliche e un'interfaccia dove ti dà i dati. Però se sei l'interfaccia comune, uno potrebbe mandarti un pacchetto di una mappa fasulla o anche e non corrisponde, ha una chiave per codificare almeno la mappa, che uno non possa falsificare la mappa. Puoi toglierla, volendo, fare i tuoi. Sì, è una chiave per condivisione. Sì. In sostanza prendi l'ETC CEP, copi e incolli su tutti i nodi. Hai la chiave comune in SSH, la metti su tutti i nodi e tu dai un comando su uno e ti configura tutte le macchine automatiche. C'è uno script che ti fa tutte le macchine, ti deploya la macchina. Tu devi solo fare il primo file di configurazione, quello dice SD1 IP1, SD2 IP2, metti 10, tutte le macchine hanno la chiave SSH, dai il comando e te le configura tutte. Qui non devi neanche romperti le scatole. È di una velocità abnorme. Ci si impiega di più a montare le macchine. In questo, è uno dei pochi casi in cui fai più di, a montare le macchine che non a montare sui cluster. L'unico tuning che puoi fare in questo momento lo fai dal punto di vista hardware, quindi passare a RAID 5, quindi dischi, valori di dischi. L'unica cosa che puoi fare, che però in realtà non è fatto per fare tuning, ma è fatto per ottimizzare, è che non so se avete visto prima nell'immagine questa, lui divide, questa è una mappa, per cui è un pool, un rack, in realtà c'è anche data center come voce, quindi tu hai il pool che è dentro un data center X, data center Y, data center rack fila 2 e tu puoi mappare e decidi come mappare, perché lui mappa, però se tu hai l'esigenza di avere, come dicevo prima, hai ad esempio metti 4 dischi, quindi 4 SD per ogni server, devi stare attento che lui non vada a salvarti tutto sulla stessa macchina e devi dirglielo attraverso una mappa, altrimenti per lui non sa che la mappa e il disco sono diversi. Spazio sui dischi di vari modi può essere diverso o deve essere uguale? No, è diverso, metti quello che vuoi. Nodo è quello che vuoi, lui aumenta lo spazio. È logico che hai una mappa in cui ti dice per ogni disco la percentuale. Lui quando arriva a una certa percentuale non la usa più. E attenzione che a parità di mappatura, tipo in questo caso questa, sì, in realtà poi no, puoi avere anche dischi diversi, però è consigliato la stessa disco, quindi se aggiungi altri tre nodi, ovviamente. Un nodo che ha un disco e l'altro nodo Sì. ne ha A parità due, sì, ovviamente. però in realtà se poi aggiungi, è per quello che lo consigliano molti nodi, perché se questo è un tera, questo è mezzo e fai la replica di 3, in realtà non hai un tera, hai 500 giga, perché lui quando è arrivato a 499 ti dice 99% occupato, perché sa che l'altro mezzo non lo può usare, lo perdete, è come su RAID, cioè se avete un RAID 5 con dischi da 60 giga e ne mettete uno da 100, sapete che ne usa 60, gli altri li avete persi. Quel nodo andando già a mano riesci a trovare i file oppure
No, tu lo, io ho spento tutti fino a uno, fino a un monitor e un nodo e funziona tutto, non te ne accorgi. Dopodiché accendi, sai che... Ma non si vedono i dati, certo? Sì, tu vedi tutto. Non... Tu fai un dir e vedi il disco. Cioè. Anche perché era su una macchina virtuale, la macchina virtuale continuava a funzionare. L'unica cosa che dovete stare attenti, tra virgolette, è che lui non è così veloce a risincronizzare. E quindi non è un RAID che in 2 secondi ci impiega. Io ho visto che per un 100 giga è stato più di una notte, mi pare intorno alle, tra le 24 e le 48 ore. Su un centinaio di giga è stato tra le 24 e le 48 ore. Per trasincronizzare e cercare che sia tutto a posto. È logico che se hai 100 nodi, replica di 3, insomma, che si spengano altre due macchine, puoi anche star lì a aspettare, insomma, non è così, così un problema. Altre domande? No, bravo, non richiede patch del kernel apt-get install. Consiglio Ubuntu 12.0, anche loro consigliano, anzi io non consiglio, consigliano loro Ubuntu stabile, l'ultima LTS, 12.04. Quindi usa Fuse oppure? No, no. L'RBD usa un sistema di kernel, CPFS non te lo so dire, può darsi che usa Fuse per adesso, ma non te lo so dire, perché non lo seguo. Hai un modulo del kernel, ma fai in modo prob RBD e lavori con i dischi. Devi solo dirgli guarda che il disco è quello. Per cui non gli chiede altro tipo di... Devo ammettere che è uno dei più facili che abbia mai fatto. Forse è più facile questo che non fare un file system, file system extra. Scusate la velocità, ma... Altre domande? Dicevi che richiede un file system XFS se non puoi scrivere direttamente sul blocco. X4? Allora consigliano, si può fare con X4, non ha problemi. Gli altri li sconsigliano perché usano delle funzioni che non sono implementate, perché loro vanno a usare delle funzioni specifiche per quel file system. Diciamo che lo consigliano XFS in produzione e tra qualche anno consiglieranno BRTFS perché permette di fare delle funzioni in più che adesso non sono, che le fa, ma sconsigliano in produzione perché non tanto non è stabile loro, ma non è stabile BRTFS. Anche se alcuni lo fanno